Gli archivi storici del Comune, un patrimonio documentale immenso che ripercorre l'attività amministrativa dell'ente dal 1861 fino ai primi anni 90, torneranno presto fruibili al pubblico dopo 25 anni di inaccessibilità. È il frutto di una convenzione tra Comune di Napoli, Archivio di Stato e Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania che consentirà il recupero e la messa in sicurezza di quasi 2 chilometri lineari di documenti. Lo spostamento dell'archivio, il restauro, la riclassificazione e la fruizione in una nuova sede. Questo sicuramente è una cosa molto importante perché risolve un problema atavico e ci consente di conservare questo patrimonio ma anche di restaurare i siti dove questo patrimonio erano custoditi e che erano abbandonati in condizioni estremamente fatiscenti, e adesso abbiamo anche le risorse perché abbiamo dei progetti per poter intervenire, e questo veramente rappresenta dal mio punto di vista un passaggio estremamente importante e utile. Conservato in condizioni di degrado nei locali d'archivio di San Lorenzo Maggiore e presso la Torre di Guardia di Castelnuovo, il materiale archivistico del Comune sarà oggetto di pulizia, sanificazione e risanamento e collocato temporaneamente nei locali dell'Archivio di Stato in via Egiziaca a Pizzo Falcone. Significa che oltre ad essere ospitato sarà anche possibile fruirne, perché abbiamo gli orari di apertura dell'Archivio di Stato a Pizzo Falcone che coprono tutta l'arco della giornata, quindi dal mattino al pomeriggio una sala studio, dei funzionari archivisti che accoglieranno chiaramente gli studiosi e quanti vogliano, e quindi comunque un patrimonio che immediatamente sarà fruito. L'accordo a titolo oneroso per il Comune avrà una durata di 3 anni durante i quali si procederà alla riqualificazione e rifunzionalizzazione degli immobili per renderli nuovamente adeguati ad ospitare gli archivi. La soprintendenza garantirà inoltre le attività di ordinamento e di parziale digitalizzazione della documentazione storica del Comune, in particolare delle serie archivistiche e delle delibere di giunta e consiglio. Prima dell'estate iniziano le attività, dopo l'estate questo materiale dovrebbe arrivare all'Archivio di Stato di Napoli, sezione Pizzo Falcone. Le attività dureranno 4-5 mesi, nei primi mesi del 2023 dovrebbe essere già in disponibilità della comunità.